Ciao cari amici e benvenuti in un nuovo episodio di Ultimate. Oggi sono felice di annunciarvi che abbiamo tradotto dall'inglese in italiano l'incontro che c'è stato oggi a New York tra il presidente Trump e Zelensky. Andiamo subito a vedere che cosa si sono detti. Beh, grazie mille. È un onore avere il presidente con noi. Ne ha passate tante. Ha affrontato prove immense, forse più di chiunque altro nella storia. Discuteremo e vedremo cosa possiamo fare. È un grande onore averla qui. Grazie mille, signor Brenner. Grazie per questo incontro. Sono passati 5 anni. Ci siamo incontrati a New York a settembre. Ora ci sono molte sfide in Ucraina e negli USA. Vorrei discutere con lei la nostra situazione attuale. Concordiamo che la guerra va fermata, Putin non deve vincere e l'Ucraina prevalere. Voglio discutere i dettagli del nostro piano di vittoria. Grazie mille. Grazie a tutti. Grazie. Grazie mille. Ha una domanda per il presidente. Perché avete deciso di incontrarvi? Penso sia per me o per entrambi. Ok. Grazie mille. È cruciale condividere piani e passi per rafforzare l'Ucraina. Dobbiamo decidere ora. Dopo novembre non sapremo chi sarà presidente. Capiamo che fino a novembre non possiamo fermare Putin. Dobbiamo farlo. Proveremo sul campo con i nostri soldati eroici, ma dopo novembre dovremo prendere una decisione. Speriamo che la forza degli Stati Uniti sia solida. Contiamo su questo. Per questo incontrerò entrambi i candidati con onore. Grazie, signor Presidente. Signor Presidente. Signor Presidente, che aspettative ha per questo incontro? Mi aspetto di sentire ciò che sto vedendo. Quali sono le sue aspettative? Può parlare un po' più forte, per favore? Cosa si aspetta da questo incontro? Cosa si aspetta di sentire? È un incontro. E c'è una grande corsa in corso ora. Mancano 37 giorni e siamo in testa nei sondaggi. Vedremo come andrà a finire. Speriamo bene. Se funziona, collaboreremo con entrambi i partiti per risolvere la situazione. Deve finire prima o poi. Deve finire. Sta passando l'inferno. E il paese ha sofferto come pochi altri. Nessuno ha mai visto nulla di simile. È una situazione terribile. Devo dire che ho avuto un ottimo rapporto. È stato molto difficile. Non so se lo sapete, ma l'impeachment era una bufala democratica che abbiamo vinto. Abbiamo vinto facilmente perché il presidente fu interrogato su una telefonata. Disse che avrebbe potuto fare scena. Ma non lo fece. Il presidente Trump non ha fatto nulla di sbagliato. Lo disse chiaramente. E la bufala dell'impeachment morì lì. Avrebbe potuto dire, beh, non lo so, non lo so. E non te l'ho mai detto, ad essere sincero. Ma lui era come un pezzo d'acciaio. Disse che Trump non aveva fatto nulla di male. Abbiamo avuto una bella telefonata. Si congratulò per la sua vittoria. Avevi appena vinto. E me lo ricordo. Ricordo che poteva fare il furbo, ma non lo fece. E l'ho apprezzato per questo. Quindi abbiamo un ottimo rapporto. Ho anche un buon rapporto con Putin, come sai. Se vinciamo, credo risolveremo presto. Molto bene. Penso davvero che ce la faremo. So che avremo rapporti migliori. Li avremo. Ah, capisco. Sì. Ma sai, serve collaborazione. E lo faremo. Oggi avremo un buon incontro. Il fatto che siamo qui è un buon segno. Speriamo in una vittoria, se no vince l'altro. Non credo vincerai nulla, sinceramente. Ci sediamo e ne parliamo. Se vinciamo, prima del 20 gennaio, l'insediamento, troveremo una soluzione per entrambi.
È ora. Anche il presidente lo sa. Vuole concludere qualcosa. Non vuole continuare così. Non vediamo l'ora dell'incontro. Non vedo l'ora di stare con lui. Ma quello che ho detto è vero. Era un...